È partito? Ciao Ayu, come vi avevo detto, vi porto il mio full day of eating in questa fase di preparazione. Non sono più riuscito a registrarlo il primo novembre perché poi mi sono messo a fare posing tutto il giorno. Ho preparato la posing routine, mi sto allenando. Quindi oggi ne abbiamo invece 4. Sabato 4 novembre, domani inizia ufficialmente la peak week. Come stiamo strutturando la dieta? Allora, per la dieta, da quando ho finito la gara, quindi sabato ho gareggiato il 28, la sera siamo andati a sgarrare insieme, ho mangiato la pizza, chi mi segue su Instagram, se non mi segui su Instagram, seguimi. Ho postato le storie di quello che abbiamo mangiato, di quello che abbiamo bevuto, quindi mi sono un po' rilassato e mi è stato utile anche per ricominciare più carico di prima. Da domenica invece ho iniziato a seguire la dieta. Che dieta stiamo seguendo? Posso registrare? No, non posso registrare. Te avali? Vai. Che dieta stiamo seguendo? Stiamo facendo una scarica. Quindi la stessa cosa che ho fatto la scorsa settimana la sto ripetendo. Però una scarica più intensa. Questo vale a dire che non sarà come quelle 1600 calorie che ho postato nel video qui del mio full day of eating, 1600-1700 calorie, ma siamo sulle 1300. Vi faccio vedere poi come le riportiamo, come le dividiamo nell'arco della giornata, ma siamo abbastanza bassi. Detto ciò, sono le 11, mi sono allenato stamattina, in realtà ho fatto il cardio, quindi l'ultimo giorno di cardio, perché domani riposo che è domenica e lunedì faccio 4 giorni di fila di allenamento, gli ultimi 4. Quindi cardio fatto e adesso ci facciamo la colazione. E vi faccio vedere cosa mangio a colazione. Molto easy. Albume. E vicino 40 grammi di gallette di riso. Molto easy, molto povera. Stiamo riducendo carboidrati e proteine allo stretto necessario. Settimana che sto seguendo questa dieta, sì, è molto bassa, lo ammetto, però si deve fare perché altrimenti non riusciamo a portare una buona condizione. Ma quando sono belle queste magliette? Dovete lasciare un like soltanto per le magliette che abbiamo fatto, che al palazzetto hanno scassato, tutti quanti ci venivano a fare i complimenti, è piaciuto molto questa iniziativa. Valentì, ma come vuoi? Ha già ricevuto? Sta bella! Ah ragazzi, per chi ancora non l'avesse fatto, per supportare il canale lasciate un like, un commento e iscrivetevi. E seguitemi pure su Instagram. Spray antiaderente in padella. Questo qui della Prozis. Vorrei iniziare una collaborazione con Prozis, però mi serve niente, raga, mi serve il vostro sostegno, altrimenti non raggiungiamo i follower. Ah, questi li ho comprati stamattina e li mangio dopo. No, sto scherzando, non li mangio. Li ho comprati per fare una cosa post gara. Padella, andiamo ad accendere e facciamo questa frittata benedetta che ho fame. Eccoci qua. Colazione, albume pronto. Sono 300 grammi, già l'ho detto prima, lo so. È una frittata che solitamente faccio dolce, salata, dipende. Questa mattina salata. 40 grammi di gallette, che già ho detto prima, lo so, però lo ripeto. Poi prendo anche vitamine e minerali. Ok, ragazzi, eccoci a casa. Sono appena tornato dalla palestra nuovamente perché ho fatto una sessione di personal. Finalmente pranziamo. Quindi da stamattina ho fatto solo colazione. Adesso facciamo pranzo, in realtà faccio pranzo e spuntino insieme perché adesso vi faccio vedere cosa ho come spuntino, si può tranquillamente integrare col pranzo. E per pranzo abbiamo 200 grammi di merluzzo, io ne andrò a pesare 400 perché sono 200 a pranzo e 200 a cena, per comodità li cucino tutti in una sola volta, così stasera non devo ricucinarli. Ok, questo è il quantitativo di merluzzo che ho tra pranzo e cena. Fonte di grassi devo scegliere tra avocado e olio d'oliva, però preferisco ultimamente l'avocado perché paragonato all'olio d'oliva sono
35 grammi di avocado in sostituzione a 10 grammi di olio d'oliva, quindi mi conviene anche a livello di quantità. E poi preferisco comunque mangiare qualcosa, invece l'olio essendo liquido lo vado a schiacciare tutto, ci faccio una sorta di guacamole light. Perfetto, allora abbiamo i 35 grammi, i 70 grammi di avocado, perché li andrò a dividere tra pranzo e cena già adesso, e ci mettiamo sostanzialmente un po' di sale, che ancora non sto pesando, ma che settimana prossima inizierò a pesare e a scalare, come ho fatto per la prima gara. Sale, pepe, ci aggiungo anche un po' di zenzero in polvere, da quel retrogusto così, menta, perfetto, e succo di limone. Andiamo a schiacciare con una forchetta. Allora, mentre il merluzzo cuoce in padella, sostanzialmente stufato, quindi col coperchio, ci andiamo a sbucciare due cetrioli, uno per il pranzo, uno per la cena. Poi ne ho anche un terzo nel frigo che lo uso per divertirmi. No, scherzo. Allora, ok, ci manca soltanto la fonte di carboidrati. 50 grammi di gallette per pranzo, più due gallette che avrei come spuntino. Sì, ho due gallette come spuntino che utilizzerò nel pranzo. Eccoci qua ragazzi, pranzo pronto, quindi 200 grammi di merluzzo, fonte proteica, insalata, cetriolo e guacamole come fonte di grassi. E qui abbiamo, alla fine ho usato 6 gallette soltanto, che sono 50 grammi, quindi il mio pranzo. Parte dello spuntino erano due gallette e 12 grammi di aminoacidi essenziali che vado a sciogliere con l'acqua, questo è gusto arancia, quindi è come se bevessi un'aranciata. E niente ragazzi, mangio e tra mezz'oretta ho il check con i due accompagnatori, i miei due accompagnatori, quindi il mio coach e Gennaro, e vi faccio sapere magari come va e cosa dobbiamo decidere un po', come gestire la ricarica. Intanto mangio ragazzi, a dopo. Ciao Yu, sono tornato a casa tardo pomeriggio, abbiamo fatto il check con il mio personal trainer, il mio secondo accompagnatore, e sostanzialmente la condizione è buona, sono più tirato. Ovviamente non raggiungerò la condizione perfetta, ma si sapeva già, lo sapevamo anche da prima, di Casoria, eccetera, eccetera, eccetera. E, però è sicuramente migliorata, quindi arriverò sicuramente in una condizione migliore rispetto a quella con cui mi sono presentato alla gara di qualificazione. Detto ciò, devo ancora fare cena, gallette dello spuntino 1, le due gallette, più spuntino 2 e spuntino 3, che sono sostanzialmente lo stesso modo dello spuntino precedente, quindi ogni spuntino mio si compone di due gallette e 12 grammi di aminoacidi essenziali. Perché due gallette e 12 grammi di aminoacidi essenziali come uno spuntino? Sempre nell'ottica di un deficit calorico da portare avanti in due settimane, abbiamo voluto inserire gli aminoacidi essenziali e rimuovere le proteine come petto di pollo, albume, eccetera. Questo per ridurre ancora di più le calorie e permettere al mio corpo di avere soltanto appunto gli aminoacidi essenziali necessari per la sintesi proteica. Quindi abbiamo ridotto all'osso quello di cui ha bisogno il mio organismo. Per questo motivo vi dico che più di così non si può fare, anche perché al di fuori di questo io non sto mangiando nient'altro. Questi spuntini, ritornando a noi, li unirò in un unico, perché visto l'orario, tra poco devo uscire, vado a prendermi un caffè, torno a casa, vado direttamente a dormire, non avrò tempo di mangiare ancora, quindi mangio tutti gli spuntini insieme, anche gli aminoacidi li metto in un solo shaker e si va. Dunque ragazzi, eccoci qua. Merluzzo scaldato, non sporco manco il piatto, è talmente poco che lo mangio da qui, veramente non ne vale la pena sporcare il piatto, quindi sono 200 grammi quelli che già ho preparato a pranzo, idem per l'insalata, che è la stessa che ho preparato a pranzo, quindi un cetriolo con 35 grammi di avocado e limone, sale, pepe, eccetera. Le gallette sarebbero quelle che avrei dovuto mangiare a cena, più quelle nei tre spuntini, quindi sono 6 gallette più altri 40 grammi per la cena. E poi in questo bicchiere ho messo i 26 grammi di aminoacidi essenziali che mi mancavano, quindi dei due spuntini, più 6 grammi di creatina che prendo ogni giorno, e in più delle gocce di pilosella, che è un drenante naturale. E niente, questa è la cena. Ragazzi, una precisazione che tengo a fare, visto che stiamo anche crescendo come iscritti sul canale, su Instagram, eccetera,
non imitate questa dieta, ovviamente. Questa dieta non è assolutamente salutare, nel senso, è fatta per prepararsi ad una gara di bodybuilding. Tra l'altro è una dieta molto molto estrema, nel senso che scendere a così poche calorie per un ragazzo di 25 anni che si allena e conduce comunque uno stile di vita abbastanza frenetico è pochissimo, cioè davvero è ridotto all'osso. Lo stiamo facendo, innanzitutto sono seguito da il mio preparatore che è un medico, quindi sappiamo quello che facciamo, non stiamo mettendo a rischio il mio corpo. Questa dieta ha una fine, non ha lo scopo di fare il fisico da spiaggia, ma ha lo scopo di creare un fisico per una gara di bodybuilding. Quindi contestualizziamo: se tu guardi questi video e vuoi ottenere il tuo fisico, non è con questa dieta che lo otterrai. La dieta deve essere sana, equilibrata, soprattutto varia, quindi devi mangiare tutti gli alimenti, non è mangiando il merluzzo o mangiando il pollo che diventi asciutto e ottieni un bel fisico. Ci tengo a precisarlo perché a volte i ragazzini tendono ad imitare ciò che vedono, ma va contestualizzato. Io lo sto facendo, è comunque una cosa che non fa bene al mio fisico, ma avrà una fine e comunque dopo seguirò una dieta di recupero, insomma, che mi permetterà di ritornare in forma, di potermi allenare come facevo prima. Quindi mi raccomando, non imitate questo stile di alimentazione. Ci sono altri modi ben più sicuri e ben più salutari per raggiungere i tuoi obiettivi. Se hai bisogno di qualche aiuto, hai domande, eccetera, puoi farlo qui sotto nei commenti, cerco di aiutarti, di risponderti se hai dubbi, oppure puoi scrivermi anche su Instagram in direct, tranquillo che ti rispondo, va bene? Ragazzi, io mangio questo, dopodiché esco a prendere un caffè, sostanzialmente, torno a casa e vado a dormire, che domani è domenica, ma devo comunque allenarmi perché questa settimana faremo 7 giorni su 7 allenamento e cardio prima di interrompere gli allenamenti in vista della gara. Grazie ancora per il sostegno che mi state dando anche in questo video, lasciate un like e un commento se vi sta piacendo la serie. È tutto, dobbiamo andare a Bologna, dobbiamo spaccare, è l'ultimo step, quindi va bene così. Seguirò questa alimentazione fino alla mia ricarica, che avverrà sostanzialmente da giovedì in poi. Quindi continuerò a seguire questa dieta anche nei prossimi giorni. Un'altra cosa che volevo dire molto importante è di seguirmi su Instagram, perché da lì trasmetteremo la mia gara in diretta, in modo tale che se volete seguirla potete tranquillamente farlo in diretta sul mio profilo di Instagram. È tutto, io vi saluto, un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!